bruciati, la pillola d'Ercole è per voi. Una volta presa nell'arco di 2 minuti, il sangue vi ribollirà nelle vene e l'amore esploderà nel vostro cuore. Per sconfiggere la castità, pillole d'Ercole in quantità. Ma questa è veramente bella! E allora ho vinto la scommessa! Ma non ti vergogni di avermi fatto tradire mia moglie? Strunz, otto carte, tre scotici in mania estia. Voi avete fatto me cornuto, ora io fare voi cornuto. Come? Voi presentare me, signora Frontini, così io visitare vostra moglie. Oh, ma guardi, signore, io non sono assolutamente d'accordo. O taglio, o becco, o morto. 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 Affidece. Ma che cosa fa a dire? C'è però una condizione. Recitiamo! La signorina deve passare davanti a tutti per mia moglie. Mi sembra molto giusto, molto conveniente. La moglie del dottore. E mamma! Fammi un favore. Soldi non hai, eh? Non si tratta di soldi, portami via la suocera. Aspetta che forse ci vuoi i soldi. I giurasti, farina? No, ma per dimmi, dove voglio la porti avanti? Ah, in un bosco spinoso, in un burrone, dentro un pozzo, da un... Che bello, che bello! Farino, farino. Luciano, sento come tutto un calore. Lo sai che questa sensazione non mi è nuova? Lo so. Sembra come... Ma che cosa mi hai dato da bere? È una pillola, Luciano, d'Ercole. Così finalmente tu vuoi o non vuoi? Miserabile mascalzone! Lasciami, Luciano, ricomponiti, l'ho fatto per il tuo bene. Ma tu vuoi farmi tradire di nuovo mia moglie? Ma è necessario, lo vuoi capire, sì o no? Non ci riuscirai, adesso sai che cosa faccio? Sai cosa faccio? Cosa? Mi ficco in camera e butto via la chiave. Ah, vabbè. Quella? No, no, Luciano! Quella è François! Luciano! Quella è François! Hai fatto fiasco? No, anzi, ho detto adesso mi adora, ha detto che mi ama, ed è a capire di cazzetto! Come? Lo ripeto, se non ci fossi stato io! Sente caldo? Luciano, dov'è Luciano? François! Vuoi assaggiare il mio pompon? Come? Vuoi assaggiare il mio pompon? Faceva così! Più becco di tutta Germania Est e forse Ovest. Complimenti! Anche grazie! Becco e rischiare anche palle! Eh? Belle, come dite voi! Ho perso! Il suo petto! Quando un uomo parte solo con una donna, beh, non c'è da sbagliarsi! Si sa dove vuole arrivare! E invece lui. Niente! Una freddezza umiliante! Allora ho pensato sarà timido. Incoraggiamolo! Angelica, mia dolce Angelica, io ti amo! Ma io no! Angelica, per evitare un pentimento finale, abbracciami, abbaciami! Noi cavalieri
non ci sediamo mai, ma ci sdraiamo spesso, capisce? No, e allora? I miei commilitoni per scaldarsi avevano bisogno di 3 litri di grappa. A me occorrevano 3 donne. Tutti i giorni? Tranne la domenica. Ah beh, certo, la domenica riposo. No, no, la domenica è doppio. Però... A Paris, je sens traîner de trulavant quand j'en sentais à mon bar les enfants. A Paris, sono felice di averle risparmiato una passeggiata. E se è lecito da quanto tempo è che lei è la moglie di mio marito? E se è lecito da quanto tempo è che lei è la moglie del mio mente? Cerchiamo di mantenere le distanze. Molto piacere. Ehi, un momento. Mi è stato promesso un viaggio in soggiorno a Montecatini per 5 giorni, per 5.000 babottone. E ora mi dite che non se ne fa più niente. Ma voi sapete che una cosa del genere potrebbe mandare in pressione. Dottore? Sì? Dottore? Sì. Ci sono due. 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 In questo momento in camera sua non c'è, perché Luciano sta facendo footing. Sì, sì, footing. Sì. Con due T. Ah, footing con due T. Sì, mi scusi. E lei invece qui a Montecatini mi sta cercando dove è la sua camera. Prende posizione. Subito. Prende le pillole d'arc, le prime mascia.